Omicidio Bruni e la svolta, il Bosco Sentino del clan Bella Bella fu assassinato e fatto sparire. Il delitto segnò l'ascesa di Franco Rango, oggi arrestato, al vertice della cosca degli Zingari. Anche il suo braccio destro, Franco Bruzzese, in manette, c'è un terzo ricercato. CONI, un caso giudiziario, il commissariamento calabrese diventa gioco forza oggetto di un'inchiesta in sede penale. In cinque vengono denunciati in un esposto per un presunto falso consumato con la firma in calce al documento di dimissioni della giunta del CONI. Ecco perché Vibo non esiste. Il caso di una città sprofondata nella più grave crisi della sua storia, in una città seppellita dal degrado e in balia di se stessa a causa dell'inerzia del comune, l'amministrazione, anziché affrontare i problemi, dichiara guerra all'impiantistica pubblicitaria. La morte di Alessandro sia da monito. Ad Onnici, l'iniziativa promossa da Libera per ricordare il giornalista che 2 anni fa si tolse la vita. Il messaggio lanciato dal corrispondente di Repubblica per la Calabria, Giuseppe Baldessarro, in difesa della dignità e della libertà della professione. Buon pomeriggio ai telespettatori della C, questi sono i principali argomenti del nostro telegiornale. In apertura lo avete sentito dai titoli, la svolta nelle indagini sull'omicidio di Luca Bruni, divenuto il capo dell'omonimo clan di Cosenza dopo la morte del padre Francesco, detto Bella Bella, e del fratello Michele. Stamani i carabinieri hanno arrestato il capo della cosca degli Zingari, Maurizio Rango, e uno dei suoi uomini di fiducia, Franco Bruzzese. I particolari sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta in procura a Catanzaro e per noi c'era Gabriella Passariello. Svolta nelle indagini sull'omicidio di Luca Bruni, ritenuto il reggente della cosca detta dei Bella Bella dopo la morte del padre Francesco e del fratello Michele. Il 38enne, presunto Bosco Sentino, scomparso il 3 gennaio 2012 e i cui resti furono ritrovati solo lo scorso 18 dicembre a Castrolibero, sarebbe stato assassinato per volontà del clan degli Zingari, sodalizio criminale antagonista sulla piazza di Cosenza, in particolare da Maurizio Rango, destinatario della misura di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Catanzaro Giuseppe Perri su richiesta della procura antimafia guidata da Vincenzo Antonio Lombardo. L'ordinanza, notificata stamani all'alba, ha raggiunto anche Franco Bruzzese, 47enne, altro esponente di spicco della cosca, mentre un terzo indagato, Daniele Lamanna, 40enne, risulta ancora irreperibile. I particolari sull'inchiesta che ha condotto all'arresto del mandante e dell'esecutore materiale dell'omicidio di Luca Bruni sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa tenutasi stamattina negli uffici della Procura dal procuratore aggiunto della DDA Giovanni Bombardieri e dai carabinieri e della squadra mobile di Cosenza. Bella Bella, il giovane uscito dal carcere, aveva avuto l'eredità del fratello ed avrebbe assunto un ruolo scomodo nello scacchiere ndranghetistico Bruzio, in conflitto tanto con il sodalizio criminale guidato dall'ex superlatitante, oggi al carcere duro, Ettore Lanzino, quanto col clan degli Zingari Bruzzese Rango. Decisive, nel contesto delle investigazioni, le rivelazioni rese da alcuni collaboratori di giustizia e in particolare quelle di Adolfo Foggetti, secondo cui Luca Bruni fu attirato in una trappola. Una volta invitato a partecipare ad un summit con gli ex superboss cosentini Ettore Lanzino e Franco Presta, assassinato a colpi di arma da fuoco, il corpo di Luca Bruni fu fatto sparire e ritrovato solo diversi mesi dopo. E a margine della conferenza stampa abbiamo registrato le dichiarazioni del procuratore aggiunto della direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, Giovanni Bombardieri, che ha risposto alle domande dei giornalisti. Ascoltiamolo. Ci sono state appunto 3 ordinanze di custodia cautelare, ma il coinvolgimento è più ampio, ci sono altri 2 soggetti che sarebbero coinvolti sempre in questo omicidio. È un omicidio importante, dicevo, perché dà una svolta, segni il passaggio e l'affermazione del clan che fa capo a Rango, quindi un'affermazione importante nell'ambito della criminalità cosentina. È importante anche perché con questo omicidio Rango, addirittura ci dicono alcuni collaboratori, fa il passaggio tra virgolette di grado all'interno della criminalità cosentina. E siamo riusciti a ricostruire in tutte le sue fasi l'omicidio, siamo riusciti grazie ad un collaboratore a rinvenire anche il cadavere di Luca Bruni, che è stato oggetto appunto di accertamento tecnico che ha riscontrato effettivamente la riconducibilità dei resti, ormai dei resti umani,
alla persona di Luca Bruni. Quindi un dato importante nella ricostruzione di questo panorama criminale cosentino e che segna una svolta anche nelle attività investigative, perché ci fa ben sperare sulla ricostruzione di tutti gli equilibri e le dinamiche da quel momento in poi. Per quanto riguarda il ricercato? Sono in corso le attività finalizzate alla cattura. Comunque anche in questo caso fondamentalmente il ruolo dei denti? Il ruolo dei collaboratori non è da oggi che è importante, non è sufficiente da solo evidentemente, perché necessitano i riscontri. Peraltro, come ben sapete, già in passato noi avevamo avanzato una richiesta, abbiamo effettuato dei fermi per questo omicidio, anche lì sempre con l'apporto dei collaboratori. Oggi abbiamo qualcosa di più, abbiamo intanto il cadavere di Luca Bruni che è stato finalmente rinvenuto, abbiamo un riscontro concreto e preciso alle dichiarazioni dei collaboratori. Torniamo adesso ad una vicenda intricata che continua a fare molto discutere, quella legata al commissariamento del CONI calabrese, perché una delle parti in causa ha denunciato alla procura di Lamezia Terme per un presunto falso 5 persone. Ma vediamo di cosa si tratta nel servizio realizzato da Luigi De Angelis. È uno dei firmatari delle dimissioni della giunta del CONI Calabria. Tuttavia, al momento della sottoscrizione del documento, si trovava da tutt'altra parte, ovvero a Riccione. Così Giuseppe Tropeano, componente dell'esecutivo dello sport calabrese guidato da Mimmo Praticò e adesso commissariato subiudice, ha denunciato alla Procura della Repubblica di Lamezia Terme Roberto Cardona, Fabio Colella, Saverio Neri, Vincenzo Perri e Fortunato Messineo, ora accusati di falso in atto pubblico. Quello apposto accanto al nome di Tropeano sarebbe dunque solo uno scarabocchio e quindi adesso lo stesso atto che ha determinato lo scioglimento del Comitato Olimpico Regionale potrebbe risultare invalidato. Una firma, quella di Tropeano, fondamentale per raggiungere la fatidica soglia della metà più uno dei componenti dimissionari e quindi decisiva per il commissariamento del CONI. E se la vicenda giudiziaria dovesse davvero andare fino in fondo, per le persone coinvolte potrebbero scattare non solo conseguenze penali ma anche sanzioni disciplinari pesanti fino alla radiazione dall'ordinamento sportivo ed altri eventuali organismi di cui facciano parte. E adesso la vicenda giudiziaria che riguarda il crack del gruppo La Giara. Ieri pomeriggio la sentenza del processo di secondo grado pronunciato dalla Corte d'Appello di Catanzaro presieduta dal giudice Giancarlo Bianchi. 3 le condanne inflitte. Il servizio è di Gabriella Passariello. Un'unica riduzione di pena nel processo d'appello per i 3 imputati coinvolti per il crack finanziario da 40 milioni di euro del gruppo La Giara, l'azienda presieduta da Samaritana Rattazzi, figlia di Susanna Agnelli, e del quale era amministratore delegato Luigi Siciliani, consigliere delegato di Confindustria Nazionale, ex presidente della Camera di Commercio di Crotone e del Parco Scientifico e Tecnologico, attualmente direttore generale dell'azienda municipalizzata di trasporto locale a Catanzaro. La Corte d'Appello del capoluogo, presidente Giancarlo Bianchi, consiglieri Anna Maria Saullo e Alessandro Brevin, ha riformato la sentenza di primo grado emessa il 15 febbraio 2013 dal Tribunale di Crotone e che era stata appellata da tutte le parti in causa, compresa la Procura della Repubblica e la Banca Popolare del Mezzogiorno, costituitasi parte civile, rideterminando la condanna inflitta al commercialista Renato Viscoli, collaboratore di Siciliani, da 5 anni 8 mesi a 3 anni di reclusione. Rimaste immutate invece le condanne di Siciliani, imputato per bancarotta fraudolenta, 4 anni di reclusione e l'interdizione dei pubblici uffici per 5 anni, e di Margherita De Novara, ex dipendente del gruppo La Giara, che rispondeva di bancarotta fraudolenta a 2 anni di reclusione. I giudici hanno inoltre condannato tutti e 3 gli imputati al risarcimento del danno alla parte civile, da liquidarsi in separata sede, dichiarando inoltre Siciliani, Viscoli e De Novara inabili all'esercizio di un'impresa commerciale e incapaci ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di 10 anni. E adesso l'inchiesta sulla morte dell'ex magistrato Giancarlo Giusti, suicidatosi nella sua casa di Montepaone. La Procura di Catanzaro ha aperto un'inchiesta per istigazione al suicidio. Conferito l'incarico per l'autopsia, il legale dell'ex giudice intanto continua a professare l'innocenza del proprio assistito, già condannato per i suoi rapporti con il clan Lampada. Vediamo.
È il professore Pietro Antonio Ricci, il medico legale incaricato ad effettuare l'esame autoptico sul corpo del giudice Giancarlo Giusti, che è in corso al Policlinico Universitario di Germaneto, nell'ambito dell'inchiesta aperta dal sostituto procuratore della Repubblica di Catanzaro, Fabiana Rapino, nella quale si ipotizza l'istigazione al suicidio. Un atto dovuto, sebbene gli inquirenti non abbiano dubbi sul fatto che si sia trattato di un suicidio, tentato già due volte in passato, perché di essere additato come colui che indossava la toga al servizio della mafia, non lo poteva più tollerare. Giusti è stato ritrovato senza vita nella sua abitazione di Montepaone Lido domenica scorsa, dove aveva l'obbligo di dimora in seguito ad una condanna per corruzione aggravata. L'ex GIP di Palmi soffriva di depressione, secondo quanto emerse già all'epoca del suo primo tentativo di suicidio, avvenuto nel carcere milanese di Opera, all'indomani della condanna a 4 anni di reclusione, inflitta nel settembre 2012 per corruzione aggravata dalle modalità mafiose per i suoi presunti rapporti con i Valle Lampada. Nel febbraio 2014 Giusti fu poi coinvolto in una nuova inchiesta, l'Operazione Abbraccio, in cui fu accusato di aver favorito il clan Bellocco. Secondo il suo legale, l'avvocato Geppo Femia, ci sarebbe stato un accanimento giudiziario nei confronti di Giusti. Si è ucciso per dimostrare la sua innocenza. Di ritorno dalla Cassazione, il legale disse a Giusti: tu puoi avere tutti i rapporti, anche che io non conosco, con Lampada. Puoi avere concordato di fare tutto quello che ti pare, per chissà quanti milioni, ma da queste carte tu per me sei assolutamente innocente. Perquisizioni, arresti e altro ancora nelle ulteriori notizie di cronaca della giornata. Un'operazione contro 3 bande criminali dedite al traffico di droga e di armi nel nord Italia è stata avviata stamattina all'alba dalla Polizia di Stato a Milano. Gli agenti hanno eseguito un provvedimento restrittivo emesso dalla GIP su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano nei confronti di 29 persone. Accertamenti e perquisizioni vengono effettuate in varie località, con sequestri preventivi di beni disposti dalla DDA anche in provincia di Vibo Valentia. Una truffa alla Regione Calabria da 900.000 euro e un'evasione fiscale sono state scoperte dai finanzieri di Scalea, che hanno posto agli arresti domiciliari Francesco Rovito, amministratore della società Alto Tirreno Cosentino, che opera nel settore dello smaltimento rifiuti, e sequestrato beni per 4 milioni di euro, 3 edifici, terreni, quote societarie e 20 automezzi. Per l'accusa, la società, grazie a crediti d'imposta creati artificiosamente, avrebbe evaso il fisco per 13 milioni. Rubano un'auto e poi chiedono 800 euro al proprietario per restituirgliela. È successo alla Messia Terme, dove oggi i carabinieri del nucleo operativo e della stazione di San Biase hanno arrestato 2 giovani, Armando Abruzzese, 21 anni, e Giuseppe Bucchino, 19 anni. L'accusa è di estorsione con la classica modalità del cavallo di ritorno. I due avrebbero rubato una Fiat Punto in pieno centro a Nicastro, di proprietà di un 25enne. Ad Africo Nuovo, i carabinieri della stazione dello squadrone Eliportato Cacciatori hanno rinvenuto, sottoponendole a sequestro, 123 cartucce per pistola contenute in una busta in celofan nascosta in un tubo di plastica ritrovato in un canale di scolo delle acque reflue urbane di una strada di quel centro abitato. Sono in corso accertamenti per risalire a chi e perché abbia occultato tali munizioni in pieno paese. Scendiamo adesso sui territori e ci concentriamo su Vibo Valentia. Qui, in una città ormai sprofondata nel degrado, nella quale la crisi morde e i servizi sono inesistenti, l'amministrazione comunale, oggetto di continue contestazioni da parte della cittadinanza, dichiara guerra all'impiantistica pubblicitaria. Il nostro servizio. È nella terza e più grave di queste piaghe che veramente diffama alla Sicilia e in particolare Palermo agli occhi del mondo. Lei ha già capito, è inutile che io gliela dica, mi vergogno a dirlo, è traffico. Come il traffico a Palermo, la piaga, il problema a Vibo Valentia è questo, già questo. Sì, proprio questo. Non una città seppellita dall'immondizia e sprofondata nel degrado. Non l'acqua malsana, avvelenata, dice la procura, che scorre nei propri rubinetti. Non le strade diventate gruviera e le spiagge trasformate in lettiera. Non i tributi, malgrado i servizi inesistenti, schizzati alle stelle e per i quali i cittadini continuano a ricevere cartelle pazze. Non una burocrazia ingolfata e concentrata nelle mani di 2 soli dirigenti. Una, Adriana Teti, che un pomeriggio ha chiuso gli uffici per motivi d'ordine pubblico. Manco fosse il questore, disse il
prefetto Giovanni Bruno, l'altro, Filippo Nesci, a quello stesso prefetto, contestandone la presunta negligenza nel controllo dello scalo ferroviario di Vibo Pizzo, addirittura revocato la qualifica di pubblica sicurezza. Non è più, per effetto di quella decisione, comandante della Polizia Municipale, ma è rimasto, col beneplacito del sindaco D'Agostino, dirigente di settore. Tant'è, anche per questo, al di là del mare di un presente triste, Vibo non esiste. Per l'amministrazione comunale di Vibo, invece, esiste. E che fa? Dispone, in una realtà in cui evidentemente certe campagne informative sono un pugno allo stomaco difficile da sopportare per un amministratore pubblico, il blocco dell'impiantistica pubblicitaria, contestando presunte condotte abusive. Dopo l'edilizia, affossa così un altro settore, affossa un'economia, affossa il lavoro. Già, a Vibo Valentia, come il traffico a Palermo, il problema è questo. E sempre a Vibo Valentia, ieri la visita del segretario nazionale della filea CGIL Walter Schiavella, il quale ha ribadito come la realtà vibonese in termini di crisi economica ed occupazionale sia un po' il paradigma attraverso cui declinare il divario tra il sud e il nord. Ascoltiamolo in questa intervista. La situazione drammatica e la sua drammaticità sta proprio nello scarto fra la realtà e invece come quella realtà viene raccontata. L'assenza di lavoro necessita risposte in termini immediati come ammortizzatori sociali e come investimenti. Non ci sono né gli uni né gli altri. Così il big della CGIL settore edilizia, dopo aver fatto visita alla tendopoli della disoccupazione allestita a Vibo Valentia. Il segretario nazionale della filea in città per incontrare i lavoratori della provincia che da oltre 20 giorni, insieme ad altri operai e disoccupati vibonesi, occupano con la loro tenda Piazza Municipio. Per Walter Schiavella c'è un netto divario tra nord e sud, disparità che il crollo del viadotto sull'A3 ha reso ancora più evidente. La provincia di Vibo Valentia e il sud in generale, dice il sindacalista, non sono tenuti nella giusta considerazione. Quello che rende più grave questa situazione è la situazione complessiva di questa regione e del Mezzogiorno, che è drammaticamente resa evidente anche dalla separazione fisica che col crollo del viadotto che si è realizzato sulla A3 ha fatto sì che questa sembri una terra che non ha l'attenzione che merita rispetto alle potenzialità che ha. Ancora la pagina del lavoro con la visita ieri della parlamentare del Movimento 5 Stelle, Dalila Nesci, alla tendopoli delle vertenze allestita a Vibo. La deputata grillina spiega di avere interloquito direttamente con il sottosegretario Bocci, che ha spiegato come il governo non avrebbe alcuna intenzione di adottare misure straordinarie per il territorio. Nessuno salverà Vibo, non il governo, non il sottosegretario del Ministero dell'Interno Giampiero Bocci, al quale si erano rivolti la scorsa settimana gli amministratori vibonesi. Proprio lui pare abbia chiarito di non avere nessuna intenzione di mandare neppure un euro in più alla provincia di Vibo Valentia. Di risorse straordinarie da assegnare all'ente in dissesto, dunque, non se ne parla proprio. La doccia fredda poche ore fa, direttamente dalle parole della deputata del Movimento 5 Stelle, Dalila Nesci. Ho parlato con il sottosegretario Bocci al telefono poco fa, mi ha chiaramente detto che non c'è nessuna intenzione di intervenire in maniera straordinaria sulla provincia di Vibo. Questo è tragico ed è per questo che da mesi come Movimento 5 Stelle abbiamo proposto di parlare di questione vibonese, perché c'è la questione dei dipendenti, ex dipendenti di Talcementi, di Gamoil, adesso dei dipendenti della provincia. È una situazione insostenibile. Se il governo non vuole intervenire in maniera straordinaria, si blocchino subito i mutui da dare alle banche. Anche. E poi perché non intervenire con il reddito di cittadinanza? È l'unica misura che in questo momento può sostenere le famiglie in povertà e in difficoltà. E adesso la pagina dedicata alle amministrative di primavera. A Vibo Valentia prende forma il terzo polo. Tra Pietro Giamborino e Franco Bevilacqua spunta il nome del presidente di Rete Civica Vibonese, Diego Brancia, ormai in rottura con il Partito Democratico. Il servizio è di Tonino Fortuna. Da una parte l'ex senatore Francesco Bevilacqua, uno dei nemici giurati di Elio Costa. Dall'altra le truppe di Pietro Giamborino, battuto alle primarie dal candidato del PD Antonio Lo Schiavo,
Prende lentamente forma il terzo polo a Vibo Valentia, con qualche aggiustamento in corsa non proprio irrilevante. Non si esclude infatti che il candidato sindaco possa essere un rappresentante della società civile. Possibile una convergenza di Bevilacqua e Giamborino, niente meno che su Diego Brancia. La trattativa sarebbe stata già avviata. Il leader di Rete Civica, con alcuni membri del movimento, avrebbe deciso di prendere le distanze da qualche giorno, non a caso dal centro-sinistra. Dopo un primo approccio positivo, con lo Schiavo i rapporti si sono progressivamente raffreddati. Rete Civica avrebbe preteso invano un coinvolgimento che non è mai arrivato da parte del giovane notaio. Certo, la campagna elettorale vera e propria deve ancora iniziare. L'Election Day, previsto per il prossimo 31 maggio, è distante, ma la presenza del terzo polo a questo punto rischia di divenire realtà. Per un'associazione che si allontana c'è un grande potenziale però che si avvicina e potrebbe sposare a breve il progetto di Lo Schiavo. Si tratta del consigliere regionale Vincenzo Pasqua, primo eletto al comune di Vibo Valentia nel corso dell'ultima tornata amministrativa, quella del 2010, che vide vincitore Nicola D'Agostino. Decisiva potrebbe essere la mediazione del governatore Mario Oliverio. Passiamo adesso alle amministrative che attendono Lamezia Terme. Tommaso Sonni presenta la sua candidatura e il suo programma politico. D'altro canto, le primarie del centrosinistra potrebbero saltare. Il servizio di Tiziana Bagnato. Potrebbe essere sciolta d'ore la questione delle farraginose primarie del centrosinistra lamitino. Un gioco di specchi o forse un meccanismo esplosivo ad ore, quello in cui al momento è intrappolato il Partito Democratico e con lui tutti gli altri candidati della coalizione. Da un lato il tentativo del commissario Pino Soriero di ridurre i candidati, dall'altro l'ipotesi che possano completamente saltare le primarie. Intanto ha presentato il suo programma il candidato di Città Reattiva, Tommaso Sonni, un nome il suo su cui hanno espresso il loro sostegno anche diverse anime dei Democrat, stanche e demotivate da un gioco di poltrone che si sta trasformando in un gioco al massacro. Per Sonni, punti nevralgici sono l'introduzione di una visione di città comprensorio, che arrivi anche ai territori limitrofi e sviluppi una politica inclusiva, l'ottica di una Lamezia propulsiva, in grado di dare alla regione, di essere motore di nuove idee, programmi e cambiamento, e poi ancora la riorganizzazione della macchina comunale, tornare alle origini, ad una burocrazia a servizio dei cittadini. Ad illustrare poi diversi livelli del programma il medico Elisabetta Mercuri per il piano salute, il direttore del sistema bibliotecario lametino Giacinto Gaetano per il piano cultura, Claudia Caruso per il progetto Smart City. E sull'attuale impasse politica Sogni ha dichiarato: siamo tolleranti ma non ci lasceremo trascinare all'infinito nella questione primarie sì, primarie no. Non siamo i difensori acritici dell'amministrazione Speranza, né tantomeno siamo l'antipolitica, intendiamo semplicemente portare avanti pratiche trasparenti e democratiche. Restiamo a Lamezia Terme, dove il caso Calabria Etica è divenuto oggetto di una puntata del programma di La Sette Piazza Pulita. Pasqualino Ruberto, dopo la messa in onda, continua a difendersi per le assunzioni realizzate prima e dopo le ultime elezioni regionali. Il servizio è di Tiziana Bagnato. Lei ha fatto più assunzioni di Marchion. È diventato questo il leitmotiv inerente al servizio mandato in onda dalla nota trasmissione di La Sette Piazza Pulita, in cui il giornalista Antonino Monteleone si è recato in visita ad alcuni uffici della Fondazione Calabria Etica e ha poi intervistato, o meglio, incalzato, l'ex presidente Pasqualino Ruberto. Dal servizio si evince che nel solo 2014 la Fondazione avrebbe chiuso 700 assunzioni con fondi europei, ma che allo stato attuale diversi uffici sarebbero vuoti. Nello speech, Ruberto viene definito come l'uomo della provvidenza e si fa riferimento anche alla concomitanza con le elezioni comunali e regionali. Immediata la replica dell'ex presidente, che dopo aver criticato il montaggio del servizio, ha voluto specificare che l'indagine in corso della procura non atterrebbe la spesa dei fondi comunitari e che la rimozione dalla presidenza della fondazione non sarebbe avvenuta per i fatti contestati, ma per procedura di spoil system. Non si tratterebbe poi di assunzioni, ma di contratti a progetto. Per Ruberto il montaggio e la presentazione del servizio sarebbero stati insomma faziosi, tanto da volersi tutelare nelle sedi opportune. Intanto la campagna elettorale lametina, in cui Ruberto è candidato a sindaco, procede e l'ex leader di Calabria Etica ha fatto del caso una sorta di suo cavallo di battaglia, tanto da ripetere in ogni possibile occasione che se avesse potuto avrebbe proceduto a dare più posti di lavoro.
Ieri sera a Donnici, nell'auditorium che porta il nome del collega Alessandro Bozzo, morto suicida il 15 marzo del 2013, Libera Cosenza ha organizzato un incontro dal titolo Verità e Giustizia per Alessandro Bozzo, una riflessione sui silenzi dei calabresi. Ospite il corrispondente di Repubblica Giuseppe Baldessarro, i particolari nel servizio di Elvira Madrigrano. Verità e giustizia, chiede Libera Cosenza, accanto ai familiari e conoscenti di Alessandro Bozzo, il collega di Calabria Ora, suicidatosi 2 anni fa. Il 26 marzo prossimo inizierà il processo che vede imputato il suo ex editore Piero Citrigno, accusato di violenza privata nei confronti di Alessandro perché costretto a firmare un contratto, dicono le indagini della Procura di Cosenza, a condizioni peggiorative. E la parola contratto apre uno scenario diverso, fatto di giornalisti precari, mal pagati o non pagati affatto, costretti a pressioni da parte degli editori. Una storia vecchia e nota a tutti, ma allo stesso tempo taciuta. Ieri Libera Cosenza ha organizzato un incontro a Donnici, nell'auditorium intitolato proprio da Alessandro Bozzo, per chiedere verità e giustizia e per discutere di giornalismo e di corretta informazione. Ospite del dibattito il giornalista calabrese, corrispondente di Repubblica, Giuseppe Baldessarro. Assenti al dibattito i giornalisti, ma questa è un'altra storia. È una condizione molto difficile. Ed è una condizione molto difficile perché abbiamo un problema grosso con l'editoria regionale, non abbiamo degli editori puri e questo crea non poche difficoltà. E abbiamo grandissime difficoltà con un lavoro che è mal pagato, abbiamo grossissime difficoltà perché il livello professionale dei giornalisti calabresi è anche molto basso. Questa è una professione difficile, fatta in una terra difficile, e io credo che stasera parleremo sicuramente di Alessandro, ma soprattutto parleremo di questa condizione della nostra regione, che invece avrebbe bisogno di buon giornalismo. E adesso andiamo a Reggio e i suoi cantieri aperti. La notizia, l'ultima, è il rilevamento di un muro sepolto sotto l'area in Piazza Duomo. La zona dovrebbe essere ammodernata, ma la presenza della costruzione è ancora misteriosa e richiede un incontro urgente fra le parti coinvolte appunto nei lavori. Antonella Chirico. Piazza Duomo di Reggio Calabria, bisogna superare un altro muro. Il comune reggino, prima di dare la consegna definitiva dei lavori di riqualificazione alla ditta Sicla Ricostruzioni Generali, ha affidato sempre a quest'ultima l'esame del sottosuolo dell'area. L'azienda ha rilevato tramite l'utilizzo del georadar la presenza di un muro antico sotterrato che ha al momento imposto l'altolà agli operai. Indubbia la datazione della costruzione, per questo motivo nelle prossime ore è previsto un incontro tra amministrazione, impresa e soprintendenza per trovare una via d'uscita all'ostacolo presentatosi. Se il muro dovesse risalire al periodo dei primi anni del Novecento, quindi 1908, anno del terribile terremoto, i lavori potrebbero andare avanti senza problemi. Se invece la datazione dovesse risalire ad epoche più antiche, le ruspe si fermerebbero. I lavori per la nuova Piazza Duomo slitterebbero considerevolmente, poiché la priorità diventerebbe la salvaguardia del bene archeologico. Il tutto si inserisce sullo sfondo dei lenti lavori di ammodernamento del Corso Garibaldi. Anche per questa vicenda le parti coinvolte dovranno incontrarsi nuovamente per stabilire le nuove linee di azione da seguire. È tutto, prossimo appuntamento con la nostra informazione questa sera alle 20:15. Adesso come sempre vi lascio alle notizie sportive. Grazie e buon pomeriggio. Visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sulla Calabria che fa notizia.